Music and Medicine con Andrea Lupoli. Il brano che sentite in sottofondo ci va ad introdurre l'ospite telefonico di quest'oggi, il maestro Andrea Apostoli, musicista, presidente dell'associazione AIGAM, l'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, in realtà non è un caso l'utilizzo di questo brano, Il Pendolo, appunto come sottofondo musicale, perché introduce il CD in allegato al suo libro Ma che musica in dolce attesa. Prima di parlare però di questo, perché so che fra l'altro c'è una stretta correlazione, parliamo proprio dell'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale e questa teoria appunto secondo la quale fondamentalmente già dall'età neonatale si possa apprendere il linguaggio musicale, un po' come avviene per altre forme di linguaggio. Sì, volentieri. Allora, l'AIGAM è un'associazione nata nel 2000. Il professor Gordon, oltre ad essere il nostro mentore, diciamo, è l'autore della teoria su cui basiamo tutti i nostri corsi, è presidente onorario dell'associazione e svolge in tutta Italia corsi per bambini molto piccoli, da 0 a 3 anni, che si chiamano Musica in Fasce, per l'appunto, di musica, di avvicinamento alla musica. Ma non solo, perché poi continuiamo con corsi fino all'età adulta, perché poi abbiamo i corsi di sviluppo della musicalità, alfabeto della musica, insomma il bambino viene accompagnato dalla sua nascita fino all'età adulta con dei corsi basati sulla teoria di Gordon. L'associazione inoltre svolge corsi di formazione per insegnanti, sia musicisti che non musicisti, e poi dal 2004 ha una stretta collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con cui svolgiamo e curiamo i concerti dalle donne in gravidanza fino ai bambini da 0 a 3 anni e poi oltre, e da quest'anno anche i concerti ad agio, concerti a corpo libero per adulti, quindi una collaborazione molto stretta. Ecco maestro, prego. Sì. No, volevo sapere, a tal proposito, visto che appunto parlava di questo Music Learning Theory, insomma io sì, ho appreso alcuni dati direttamente dal vostro sito web, certo, igam.org, che è assolutamente sempre molto aggiornato. La ringrazio. Grazie a lei. Ho visto che in effetti questa forma di educazione musicale favorisce naturalmente lo sviluppo anche intellettivo del bambino, ma anche una certa conoscenza per ciò che riguarda proprio il mondo della musica e, esatto, eventualmente insomma lo sviluppo di una sorta di artisticità interiore. Sì, allora la teoria di Gordon che si basa sul presupposto che la musica si possa apprendere come noi apprendiamo la lingua materna. Da lì, sì, partono gli studi di Gordon. E quindi come apprendiamo la lingua materna? Con una base di ascolto della lingua stessa. Gli adulti non parlano semplice, non si insegnano parole, ma parlano. Piano piano sviluppiamo un vocabolario di suoni che ascoltiamo, poi iniziamo a iniziare piano piano a parlare, poi a leggere e scrivere. L'idea di Gordon è di fare la stessa cosa in musica. E quello che lei parlava di un senso artistico interiore, Gordon teorizza un concetto molto interessante, che è quello di audiation, che sarebbe esattamente il corrispettivo del pensiero nella musica. E quindi la capacità di sentire internamente i suoni, di comprenderli, che è alla base poi della comprensione della musica. A seconda che si voglia diventare musicisti professionisti amatoriali o semplici ascoltatori consapevoli, è quella la capacità di cui abbiamo bisogno. Assolutamente, fra l'altro maestro in varie occasioni qui a Music and Medicine abbiamo parlato del potere anche terapeutico della musica alla luce anche di lavori importanti come Musicofilia di Oliver Sacks, insomma sì, ci siamo soffermati proprio su questo aspetto, insomma il titolo della trasmissione già sottolinea questo binomio. Certo. Un certo discorso volevo approfondire per ciò che concerne invece il suo libro Ma che musica in dolce attesa, questo volume corredato da un CD che io ho avuto l'opportunità di consultare insomma in questi giorni prima della diretta. Soprattutto mi piaceva nella parte introduttiva di questo volume il fatto che molto spesso si sa la musica fa bene, le gestanti aiuta, le rilassa, però c'era un dato sul quale lei mette una nuova luce, per così dire, perché sempre Mozart viene proposto in effetti, esatto, o comunque la musica classica, che non a tutti può piacere anche per un discorso culturale, insomma per non si è magari così pronti ad ascoltare certi brani. In questo caso invece lei suggerisce un ascolto di musica che piace alla fine. Esatto, ma qui voglio raccontare un piccolo aneddoto, perché
negli anni in cui iniziavo a fare i concerti per l'Accademia di Santa Cecilia per donne in attesa, io venni intervistato almeno 4-5 volte anche da giornali importanti, perché era una novità. Guardi, io dicevo sempre, ascoltare musica varia, soprattutto ascoltare musica che piaccia alla gestante, perché trasmette le sue emozioni al feto, lo sappiamo, attraverso il sangue e tutto. E ogni volta invece nel titolo di quegli articoli c'era scritto, ascolta Mozart e il tuo bambino diventerà più intelligente, più bravo in matematica. E non c'era niente da fare, cioè io ho capito come è difficile sconfiggere, diciamo, in un certo senso una teoria che magari viene espressa dai giornali sempre e tendono sempre a ripeterla. Io non sono contrario, io adoro Mozart e so anche che il linguaggio di Mozart musicale, ma anche quello di Haydn e di altri di quel periodo, avendo una simmetria incredibile, una struttura simmetrica, può donare equilibrio, benessere, per carità. Ma il problema mio è se una mamma non sopporta Mozart, avendo notato, lavorando tanti anni con i bambini molto piccoli, che il bambino non è tanto l'oggetto a cui viene sottoposto, a cui pone l'attenzione, ma la reazione che a quell'oggetto ha la mamma o il papà. Cioè, in poche parole, se la mamma sembra interessata a qualcuno, a qualcosa, il bambino lo è. Se la mamma è diffidente, il bambino immediatamente si chiude anche lui, allora io credo che l'ascolto sia un fatto relazionale. Non è che il bambino ascolta una cosa, è quella, l'ascolta con la mamma. E se la mamma si annoia con Mozart? Forse gli arriverà la noia di Mozart e non Mozart, questo è il mio punto. Quindi in un certo qual modo via libera al pop o al rock, insomma, se magari la mamma è appassionata di un artista anziché un altro, insomma, certo. Magari ad un volume compatibile con insomma, il fatto che la persona sia in stato interessante. Quindi. Anche se poi mi lasci dire solo una cosa, sì. Io scrivo anche che è molto importante per lo sviluppo musicale del bambino la varietà, e soprattutto nell'ascolto, e l'ascolto di musica che abbia anche carattere di complessità sintattica. E quindi qui non mi contraddico, ma è chiaro che si ritorna molto sulla musica classica, sul jazz, su certe musiche etniche che hanno una ricchezza. Allora ecco qua il motivo di fare un CD che accompagna questo libro Ma che musica in dolce attesa, mi lasci dire l'editore perché sennò poi certo, mi gridano Edizioni Curci, perché lì ci sono brani che spaziano dalla musica classica al jazz, scelti con una certa cura, insomma cercando di trovare brani che possano piacere alla maggioranza delle persone. E poi scrivo anche io, se sei in gravidanza, ci tieni allo sviluppo musicale del tuo bambino, ma ti piacciono solamente gli 883, per fare un esempio, e c'è gente che è monotematica, no? Monocorde, ascolta sempre lo stesso, io dico, chiedi al tuo compagno, a tuo marito, a un cugino, a un'amica esperta o appassionata di un'altra musica, di farti prestare dei brani, perché la varietà è importante. Ma spesso devono sempre passare per il tuo piacere di ascolto. Assolutamente, spesso abbiamo sottolineato, insomma, durante le nostre dirette questo aspetto, no? È un po' come sul cibo preferito. Alle persone quando viene chiesto quale genere musicale ascolti, molti rispondono tutti, no? È un po' come quando si dice mangio tutto, ma avrai un piatto preferito. In questo caso, insomma, magari un piatto musicale, no? Quindi un orientamento musicale di un certo tipo. Certo. Maestro, in conclusione ricordiamo il sito web aigam.org dove ci sono anche i vostri contatti. Sono i contatti e se qualche mamma da altre regioni ci sente, ma anche da Roma, può trovare i corsi in tutte le città, in tutti i quartieri dove sono, insomma. Quindi la ringrazio molto che lo divulga. Ringrazio lei per essere intervenuto. Ricordiamo il maestro Andrea Apostoli, presidente dell'associazione AIGAM e autore del libro Ma che musica in dolce attesa, appunto corredato con questo particolare CD da far ascoltare nel caso insomma stiate aspettando un bambino. Grazie maestro per questo suo intervento. Grazie moltissimo e grazie a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio.